Questo è lo gnomo sbanunato e se lo state vedendo, significa che c'è qualcosa di particolare che sta per succedere. Salve a tutti, io sono Spina e bentornati su The Sims 4. Quello di oggi, così come avrete notato dalla intro un po' strana e soprattutto sbanunata, è un video particolare che avrò il piacere di fare grazie all'aiuto del nostro gnomo sbanunato, che io ho battezzato così ma che voi potrete scegliere tranquillamente e suggerire il nome nei commenti. Quella di oggi è una challenge che ho cercato un po' su YouTube ed è la 10K Challenge. È una sfida che consiste nel costruire una casa avendo a disposizione solamente 10.000 simoleon o euro, dollari, così come volete chiamarli. Per me probabilmente sarà una challenge ancora più difficile perché, come sapete, finora io non ho mai costruito utilizzando il denaro, proprio perché costruisco senza l'ausilio di un sim e quindi ho fondi illimitati oltre che oggetti illimitati, quindi per me probabilmente sarà una doppia challenge. Cominciamo costruendo le fondamenta della casa, che sicuramente dovranno essere di dimensioni piuttosto contenute, soprattutto perché i nostri fondi non sono così tanti, anzi sono proprio pochi, ma cercheremo comunque di fare del nostro meglio, o almeno io cercherò di fare del mio meglio. È un po' difficile riuscire a costruire e commentare allo stesso tempo, soprattutto per una persona che non è abituata, quale sono io. E voi magari direte, ma scusa, ma tu fai video con Lion e parli sempre, qual è il problema? Il problema è che quando faccio video con Lion è lui che tiene il punto del discorso, è lui che manda avanti il discorso, non io. Nel mio caso invece dovrei essere io a mandare avanti il discorso e a tener viva la conversazione, cosa che non sono mai stata in grado di fare in vita mia, figuriamoci adesso. Probabilmente è lo stesso motivo per cui, fra le altre cose, non metto neanche la facecam. Perché, figuriamoci, per me è già difficile riuscire a parlare e fare le cose in video. Figuriamoci parlare, fare le cose in video e ricordarsi di guardare costantemente la facecam e magari anche sorridere. Perché altrimenti una che sta con il broncio tutta concentrata mentre costruisce non è che sia proprio un bel vedere. Abbiamo il nostro ingresso, dunque le pareti io le lascerei basse perché quando metto le pareti alte tendo solitamente a fare un danno, perché mettendo le pareti alte dico ok, allora ci vogliono anche finestre più alte e quindi ci vogliono anche qualunque cosa più alta, quadri più grandi e tutto quest'altro genere di cose che non fanno altro che spendere soldi, quindi dobbiamo cercare di controllarci al massimo. Allora, vorrei mettere una doppia porta. Oh, questa è carina. Però anche questa è carina. A me piace tanto questa. Per dargli un po' un aspetto più rustico. Però questa l'abbiamo usata nel negozio di Gibbabobo, quindi no. Ho cambiato idea. Allora, mettiamo questa allora. Che era quell'altra su cui ero indecisa. Questa cassetta della posta la eliminiamo e poi ne metteremo una più adatta. Vorrei prima cercare di completare la struttura. E io già avevo qualche idea. Volevo fare una casa a due piani, che lo so che è già abbastanza azzardato perché, insomma, non è che sia proprio facilissimo riuscire a fare una casa a due piani con un budget così limitato, però devo fare prima un test, perché comunque devo fare prima la prova a scala, che probabilmente è la prova più disgraziata che esiste. Ok, io la scala la vorrei mettere qui. Quindi abbiamo questo limite di struttura. Mi piace tanto. Sì, questa mi piace. Sì. Che credo sia oltretutto adattata a tutto il... Oh mio Dio, ok, perfetto. Voi direte, perché hai fatto questo sgorbietto qua? Boh, perché la testa mi ha detto così in realtà. Però questa dovrebbe essere bene o male la struttura esterna della nostra casa. Dopodiché ci andiamo a piazzare un bel tetto. Mettiamo questo tetto, che è un tetto classico, però con le punte un po' che escono, perché mi sono appassionata a questo genere di tetto con le punte che escono, che sono veramente molto carine.
Sa che l'ho messo male. Così. Oppure andiamo su qualcosa di più semplice e soprattutto di più classico, anche se forse così. Ok. Mi piace. Mi piace. Ok. Però vorrei dargli una forma un po' più, ecco, tipo bombata. Quindi anche così. Carino. Sì, mi piace. Poi vorrei provare a fare anche un'altra cosina. Che però questa è una cosa di cui sono diventata appassionata recentemente, ossia le finestrelle a tetto, che sono carinissime secondo me. Oddio, mi è sparita. Non è male, non è male. Non è che mi dica proprio tantissimo, però è carina. Sì. Sembra tipo un osservatorio, però è carina. Ok, va bene. E ora scegliamo il colore del tetto. Il colore del tetto, per fortuna, è l'unica cosa che non costa. Quindi io direi di andare di un bel marroncino, molto tranquillo. E in più mettiamo anche il bordino. Sempre un bel bordino marrone. Marrone un po' più scuro, magari. Sì. Bello, mi piace, mi piace. Questa finitura costa 4 e questa 4 pure. Mi piace. Però solo al balcone, senza metterla a tutto il resto perché altrimenti poi viene un gran casino. Perfetto, ci siamo. Allora, questa è la struttura della nostra casa. Abbiamo ancora 5.900, che magari poteva essere un pelettino di più. Sì, bellissimo, perfetto, perfetto, perfetto. Già ha capito, la casa ha già capito cosa vuole Anna. La mia idea per costruire questa casa, per arredarla, strutturarla, insomma, è la seguente. Al piano di sotto stavo pensando di mettere una cucina col salotto e al piano di sopra invece una camera da letto con il bagno. Questo farà sì che noi dovremmo dividere tutta la il piano di sotto per cercare di adattarci un po' a quest'idea. E per questo ho pensato allora di fare, di sfruttare l'angolo sotto la cucina, sotto la scala, questo qui, per fare la cucina e di sfruttare tutto il resto invece per fare il salotto, utilizzando più o meno la stessa carta da parati, in questo caso piastrelle, però lasciando che l'ambiente si divida come si deve. E in più, per fare questo, fermo. Mi fare scherzi, per fare questo di dividere un po' con dei muretti. Ok, costano tutti 4, però quindi bene o male ci siamo. Ok, mentre invece per il resto della casa stavo pensando, per il resto della stanza, di utilizzare un parquet. Allora io penso che metterò questo. Al momento mi piace questo. Dopo aver strutturato più o meno quello che è l'ambiente interno della casa, abbiamo ancora 5.600. Possiamo andare a sistemare la questione finestre. Ok. Detto ciò, passiamo direttamente ad arredare la camera da la cucina. Cosa? No, 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 no. C'è una versione usata dei banconi normali. Sì, ma sono brutti. Ma un sacco brutti. No, 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 non mi importa. Uso quelli. Casa nuova, banconi nuovi. E basta. Anche qua c'è la versione usata. Sì, ho capito, ma. Oh, costano un sacco quelli normali, però non voglio neanche mettere roba usata. Ok. Dopodiché andiamo a mettere anche, vabbè, anche qui non lo diciamo neanche, andiamo a mettere i mobilini. Oh, carino questo. Ok. Dopodiché ho pensato di sfruttare questo angolino qua per mettere un tavolo. Così per poter sfruttare ogni angolo che abbiamo nella casa. Allora, qua dobbiamo trovare un tavolo, se possibile, per due. Sarebbe carino per due, 220.
Cioè, costa più un tavolino piccolo che un tavolino grande. Spero capiate la mia sorpresa perché io finora non sono mai dovuta stare attenta ai prezzi, perché... Ok, lo mettiamo così. Cerchiamo delle sedie carine. Quella che costa... Bimbo prodotti. Ah, guarda che bellino. Ah, mi piace, mi piace, mi piace. Ok, ci siamo. Ho cercato di mettere tutti gli elementi base necessari per una cucina, quindi ci siamo. Oh mio Dio, ci rimangono solo 3100. Com'è successo? Mio Dio. Va bene. Cerchiamo di fare anche il salotto. Allora, salotto. Il divano, non la panca. Oh, è un divano. 180-150. Non è proprio comodo come divano, però no, 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 no. Mettiamo un divano comodo, carino. Questo è bellino. E mi è venuta un'idea. Allora, disponiamo il divano qui, dopodiché utilizziamo un tavolo, quello che costa di meno 45, questo. Lo mettiamo qua. E ci poggiamo sopra la televisione meno costosa che c'è. Quella pinguino. Mettiamo. No, no, vabbè. Mettiamone una normale. Ma costa tantissimo, mamma mia. Ok. E la mettiamo sopra questo tavolo. Ok, ora sì. In modo che quando si cena si riesce a vedere, anche se è piccolissima, la TV da qui. E quando poi ci si vuole riposare, ci si siede sulla poltrona qua. Quindi, secondo me, perfetto. Non abbiamo più una lira, quindi io direi di andare direttamente al piano di sopra per creare il bagno e la camera da letto. Mentre invece per il bagno... Sono molto arrabbiato. Che succede? Non è successo niente, ma volevo intromettermi. Ah, lo lascerò nel video. Lo rimarrò nel video. Finito? Eh. Triste davvero. Questo è quello che succede quando vivi con Lion. Ok, ci siamo. Ora ci rubiamo le lampade che abbiamo utilizzato giù e ne mettiamo una qui. E credo che invece di utilizzare questa che costa 75 ed è cara, in bagno utilizzeremo questa che ne costa solo 40. Che tanto è un bagno, la luce basta, no? 430! Ma costa un'infinità! Però non è male. Oh oh. Credo di non aver pensato bene gli spazi. No. Vabbè, almeno possiamo scegliere il colore del letto. E mi piaceva questo, quindi lo lasceremo così. Però devo sistemare il bagno. Ci rimangono 1180 soldi. Oh mio Dio, non ce la faremo mai. È impossibile. Una cassa, cassa tavolo. Cos'è una cassa tavolo? Ok, va bene, mettiamo questo tavolino. Che non possiamo mettere, quindi non metteremo il tavolino. Niente comodino. Questa famiglia non ha comodini. Metteremo direttamente una cassettiera. E invece no. Siccome io sono min punto, no. Useremo questo. Che anche è molto grazioso. Magari grazioso è una parola un po' grossa. Però, insomma. Possiamo metterlo tipo qui. No, è brutto, non mi piace lì. Così? No? È bruttissimo sto coso! Però vabbè. Oh mio Dio, abbiamo solo 830. Metteremo la porta qua. E andremo ad arredare il bagno. Con il WC meno caro che c'è, se possibile. Che è il vasino propedeutico. No, vabbè, useremo un water normale, bianco. Questa casa è di una tristezza infinita. Non avrà neanche lo specchio. E la doccia. Oh, posso permettermi una doccia? Che bello. Possiamo permetterci anche uno specchio, forse. Specchio da muro. Specchio da bagno. Specchio da muro. E useremo questo specchio azzurrino perché è più carino. E.
Allora, io sto pensando che forse ho esagerato un po' con la grandezza della casa, quindi direi, perché non approfittarne e ridurla un po', tipo così? Sono rientrati dei soldi, li avete sentiti? Io sì. Diciamo che il risultato finale che volevo è stato molto deturpato. Molto deturpato, però. Bene o male, e abbiamo anche dei soldi in più da investire nella nostra nuova casa. A questo punto io posso fare una cosa che francamente mi piacerebbe tantissimo perché questa casa è molto triste. Ma se noi utilizziamo questa, diventa tutto più felice, no? Che uno dice, mamma mia, che bella porta, deve essere proprio una casa enorme. Poi non è così, però con qualche piccolo accorgimento sono riuscita a racimolare 450 simoleon euro. E l'accorgimento è semplicemente che ho dovuto rimpicciolire ancora la casa. Però a mali estremi, estremi rimedi. Quindi abbiamo ancora 450 euro da sfruttare un po' come ci va. E io ho pensato a questo punto di utilizzarli per arredare un pochino e rendere un pochino più vivibile questa povera casa. Quindi adesso cerco un po' di sistemare tutta la casa con qualcosa di carino e ci rivediamo appena finito. Ok, ci siamo. Siamo rimasti con 21 euro, che praticamente non servono per comprare nulla, e siamo riusciti ad arredare la casa più o meno completamente, mettendo qualche piccolo, solo qualche piccolo accessorio, tipo un asciugamanino in bagno, per dire, oppure una piantina molto triste in cucina con la fotografia di una mela, perché probabilmente è l'unica cosa che vedranno da mangiare qua dentro. È una casa molto piccolina, molto umile all'interno, però penso che di non aver dimenticato nulla e che quindi sia abbastanza funzionale, insomma, a tutto. Letto, la cucina, anche una televisione, brutta, ma c'è anche una televisione. Quindi penso che ci siamo riusciti e siamo riusciti a portare a termine la 10K Challenge. Quindi per questo video è tutto. Fatemi sapere se vorreste vedere qualche altra challenge sempre su The Sims. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!